Lo so ragazzi, lo so che siete qui per la notizia del secolo, ovvero che finalmente abbiamo avuto conferma che alla K-Lab si fanno di canne molto pesanti e hanno aggiunto due volte alle B-side Genki Zenkai Day Day Day. Ma cioè dico, ma fra tutte le canzoni che potevano giocare alla K-Lab Game Station da mettere poi nella B-side, giusto Genki Zenkai Day Day Day? Ciao a tutti, Ciccio Fappi e aspiranti idol e buon curio a tutti voi! Sì, avevo detto che fino a metà febbraio non ci sarei stato più perché esami, bla bla bla, insomma, non vi sto a tediare con la mia vita privata. Però, ragazzi, quello che è successo in questi 2 giorni, tra ieri e oggi, non poteva che smuovermi dalla mia letargia e spingervi a portarvi, ovviamente, come sempre, ogni volta che ci sono questi atti rivoluzionari nel franchise di Love Live e di Sif, la mia opinione al riguardo, perché non facciamo giri di parole, lo sappiamo tutti che quando si tratta di Love Live e Sif, in Italia questo è il best canale a riguardo, nonché l'unico, e quindi è giusto che io ne parli e discutiamo insieme queste novità e tutto quanto, anche perché so che ci tenete alla mia opinione. Bene, cominciamo con calma. Cosa è successo ieri? Ieri è successo che sono state annunciate delle SR, delle PDP, le nostre nuove squinzie per il gioco di Sif. Non è stato dato alcuna altra informazione a riguardo, ma insomma mi pare ovvio pensare che queste siano delle carte promo, semplicemente così come sono state le R delle Aqua all'epoca quando sono state inserite nello sticker shop prima di introdurre mesi prima di introdurre le acque sul gioco, così come sono state le carte delle Arise, delle Saints Row, probabilmente saranno delle promo che verranno distribuite. Finisce là, tanti saluti e arrivederci. Quindi rintanati forconi, state tranquilli, le Perfect Dream Project non arriveranno a rubare spazio alle prossime waifu su Sif, o almeno non ancora per il momento, perché i tempi non sono sicuramente ancora maturi. Non è detto che in futuro non le vedremo anche su Sif, però per ora ci limitiamo a questo. Ma il vero succo, il motivo che proprio mi ha spinto a fare questo video, perché di certo non facevo un video per dire solo ragazzi, arrivano le SR promo delle PDP, ciao, arrivederci, è stato che oggi c'è stata una diretta su un'emittente chiamata Ameba TV, probabilmente avranno intitolato il nome di questa emittente ad Anamaru. Porca puttana, mi ero detto di smetterla di fare battute su Anamaru. Non mi riesce proprio, è più forte di me. Comunque, come vi dicevo, in questa c'è stato un emittente su questo. Ah, ma si chiama Abema! Si chiama Abema TV! Ma ci credete che l'ho letto? Ci credete che l'ho letto Ameba fino ad ora? Cioè, ho infamato Anamaru a gratis, vabbè, chi se ne frega. Comunque, dicevo, c'è stata una diretta su Abema TV che ha visto come protagoniste le seiyuu di per le Muse, Nozomi, Onoka e Umi, se non erro. Erano Nozomi? No, era Kotori, credo. Sì, sicuramente Kotori. Cazzo, c'entrano Zomi, sono quelle del secondo anno. Mi viene sveglia, sveglia, sveglia. Il secondo anno delle Muse, il secondo anno delle Aqua, almeno mi pare di vedere dai loro volti. E suppongo anche il secondo anno delle PDP a questo punto, ma non lo so, non mi sono informato al riguardo, perché se devo essere sincero, l'argomento seiyuu non mi ha mai attirato più di tanto. Ad ogni modo, cosa è successo durante questo evento? Verso, credo, la fine, comunque, di questa diretta streaming, hanno annunciato delle succose novità per All Stars. Sono stati mostrati ancora una volta degli screen di queste animazioni che dovrebbero esserci durante i live show, insomma nulla che non avevamo ancora visto. È stata data come data di pubblicazione di All Stars un generico 2018, e vabbè, è già tanto se esce per il 2018 e non slitta per il 2019, ma fortunatamente KeyLab non è Square Enix. E ci è stata fornita anche, un colpo al cuore, un'immagine promozionale, insomma, con le tre vincitrici del sondaggio di popolarità. Quindi Nico, Yohan e Setsuna. Ragazzi, oh mio Dio, oh mio Dio, oh mio Dio, cosa non è questa immagine? Io veramente non. Cioè, più la guardo, più insomma vedo queste pance scoperte e queste cosce, più mi prende la sindrome fantoziana da. Comunque, tra l'altro vorrei far notare che a giudicare dal colore dei pompon, il colore
associata a Setsuna sarà il rosso, probabilmente. Sono davvero contento di vedere che finalmente, grazie Dio, non l'hanno messo un personaggio tsundere. Grazie Dio, grazie. Dio delle idol, grazie per aver messo un po' di sale in zucca nei capoccia dell'Atlantis, della Sunrise, eccetera, eccetera, eccetera. Comunque, le novità più importanti sono le interfacce di gioco che sono state generosamente mostrate, durante, appunto, alla fine di questa diretta streaming. Io vorrei andarle ad analizzare con voi perché, a mio parere, è bene analizzarle con cura. Perché potremmo anche cercare di carpire qualche informazione analizzandole con cura, quindi sono pronto qui a farlo con voi. Bene ragazzi, eccoci qua. Questa è una delle due immagini che hanno mostrato. Nell'altra possiamo vedere Onoka con lo sfondo di Sunny Day Song, però sostanzialmente sono uguali, a parte per qualche piccolo particolare che vi farò vedere dopo. Quindi direi di iniziare comunque con Chika la nostra analisi di questo menu di gioco. La prima cosa che possiamo notare è che ovviamente abbiamo, diversamente da Sif, questo sarà probabilmente, ovviamente, uno sfondo interattivo. Ci sarà Chika che probabilmente si muoverà, anche perché il pezzo forte di questo All Star saranno ovviamente le animazioni durante i live, per cui si suppone che ci saranno delle animazioni con i personaggi che si muovono, ovviamente, anche durante il menu di gioco. Alcune icone hanno l'aspetto sicuramente molto facile da interpretare, come possiamo vedere ad esempio le icone sulla destra, che beh, direi che la prima riguarda la present box, dove appunto ritirare i regali che vengono distribuiti in game. Il secondo sicuramente servirà ad aprire le notifiche del gioco, mi pare abbastanza intuibile, mentre il terzo probabilmente una lista di amici, insomma, per rinviare le amicizie, togliere gli amici, guardare la propria lista di amici, eccetera. Nulla da dire. Per quanto riguarda le icone che abbiamo invece in alto, beh. Prima di tutto, abbiamo un'icona a forma di quadrato con tre linee, e quello, insomma, è un po' il simbolo universale per indicare le impostazioni, le opzioni aggiuntive, potremmo dire, no? Perché in sostanza dovrebbero essere ciò che in SIF è ricoperto dal menu Other, dove quello rappresentato dall'ingranaggio, dove è possibile cambiare gli sfondi, vedere i goal, eccetera, eccetera. Poi abbiamo una icona con una nota musicale e dei numeri messi totalmente non a caso, che seguono, voglio dire, una sequenza lineare 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inizialmente ho pensato che siano i gold come su SIF, però vorrei farvi notare che, come vedremo dopo in seguito, c'è nella parte inferiore vi è un'icona che è abbastanza simile a questo simbolo qua. Quindi attenzione, perché potrebbero non essere dei semplici gold. Comunque ci arriviamo dopo. Accanto abbiamo dei cuoricini che, insomma, beh, vorrei azzardare che siano le love gem di questo gioco. Una cosa che avevo notato controllando questo menu di gioco è che, stranamente, sembrava non esserci il pulsante dello shop. Niente che si potesse ricondurre al pulsante dello shop, e quindi mi ero illuso, ma vuoi vedere che magari non è un freemium, non ci saranno acquisti? Però. Direi che il più accanto qui al 15 del cuoricino, beh, sicuramente porterà ad una schermata dove sarà possibile effettuare acquisti per aumentare il numero di queste Love Gem. Spostiamoci più a sinistra. Qui, come potete vedere, abbiamo la barra con il rank e con gli LP. Ora, ho trovato abbastanza strana questa barra perché noi sappiamo che su SIF il numero degli LP è dato dalla metà del rank, se non erro, più 25, almeno fino al livello 300. Dunque, a livello 127 dovrebbero corrispondere un circa 100 LP, se non erro, insomma, non c'ho voglia di fare calcoli adesso, però all'incirca l'ammontare è quello. È una cosa abbastanza strana. Molto, ancora più strano è il fatto che non esista una barra dell'esperienza, perché come potete vedere a rank 127
accanto abbiamo un 80%, una barra piena per l'80%, ma non è specificato una montare, né la montare di esperienza posseduta né quella necessaria per aumentare di livello. E abbiamo questa percentuale 80% che è tra l'altro uguale anche nella barra degli LP. E questo mi ha fatto pensare in un primo momento una follia che potessero essere in qualche modo correlate. Ma la realtà, ragazzi, secondo me è che sono messi semplicemente a cazzo di cane. Perché ve lo dico? Perché probabilmente sono dei placeholder. Infatti, questo da cosa lo possiamo capire? Beh, innanzitutto dall'icona che abbiamo analizzato prima con dei numeri messi totalmente a caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Insomma, dei valori impostati proprio così alla buona, giusto per mettere qualcosa, per mostrare uno schermo di gioco. E il secondo motivo per cui posso dirvi che molto probabilmente sono dei placeholder è il fatto che l'80% di 200 non è 140 come mostra la barra degli LP, ma bensì 160. Quindi prendete con le pinze questo rank 127, 80%, LP 80%, 140, 200, perché probabilmente sono dei valori messi totalmente a caso che non rispecchieranno poi quello che ci sarà nel gioco finito. Andiamo oltre. Come potete vedere qua abbiamo dei bannerini che rappresentano gli eventi. Devo dire che mi piace veramente abbastanza il fatto che ci sia annunciato non solo l'evento in corso, come potete vedere quello di Nozomi e di Eli, ma anche l'evento successivo, in maniera tale che nel caso che in maniera tale che comunque i giocatori possano prepararsi, sapendo che magari il prossimo evento sarà quello della waifu, beh, incomincio a mettere da parte un paio di gemme. Mi piace questo fatto che siano annunciati i prossimi eventi con anticipo. Ovviamente, anche qui immagino che le immagini siano dei placeholder, perché giusto per creare un bannerino fittizio, perché insomma non credo ci siano degli eventi in cui si vincano delle SR che hanno l'aspetto degli sprites delle storie, delle muse. Totalmente, sarebbe totalmente assurdo pensarlo. E che una cosa strana che ho notato è che appunto facevo riferimento prima quando dicevo che c'erano delle differenze fra la schermata con Chica e quella con Onoka, è che nella modalità acqua che abbiamo analizzato finora gli eventi mostrati sono delle muse, mentre nello screen che ci è stato mostrato con Onoka, gli eventi segnati, mostrati, son eventi delle acqua. Però non potrebbe essere rilevante, come potrebbe non esserlo, insomma, lascio a voi il giudizio. Bene, spostiamoci giù. Beh, che dire, queste icone sono alcune facilmente interpretabili, su altre veramente non so che pensare. Abbiamo la prima icona che, beh, voglio dire, probabilmente servirà ad entrare nella modalità storia, proprio come su Sif. Abbiamo l'ultima che, insomma, probabilmente servirà a leggere i messaggi ricevuti dagli altri giocatori. Abbiamo la seconda che è la stessa icona che su Sif rappresenta la sezione Members, quindi servirà probabilmente appunto a cambiare la propria squadra, eccetera, eccetera. Poi abbiamo appunto queste altre due icone che sono un po' di dubbia interpretazione. Come vi dicevo prima, la quarta inizialmente avevo pensato che potessero essere delle SIS, qualcosa di analogo alle School Idol Skill che abbiamo su School Idol Festival, però come potete vedere, in realtà sembra avere lo stesso simbolo che abbiamo visto prima in alto, accanto al pulsante del Love Gem. Quindi ho pensato che potrebbe essere una sorta di shop, ma non shop nel senso dove si spendono soldi reali, ma uno shop interno al gioco dove è possibile comprare degli oggetti, dei costumi, delle robe che poi possono permettere di customizzare, sostanzialmente personalizzare le proprie idol, tipo scegliere determinati outfit per un live show. Non lo so, scegliere determinate, se è possibile avere delle varianti nelle coreografie, magari una posa finale da assumere alla fine di un live show, non lo so, robe di questo tipo. Perché altrimenti, se fossero dei semplici G, quelli che abbiamo lì in alto a destra, non vedo il motivo di creare un'icona a parte, insomma, un'icona, una sezione a parte. Quindi ho pensato che boh, potrebbero essere degli oggetti da comprare in game. Mentre per quanto riguarda il tasto al centro,
Non ho assolutamente idea di cosa possa significare. Può significare banalmente uno switch tra la modalità acqua e Muse, anche se mi sembra abbastanza strano. Potrebbe significare un pulsante, magari una modalità scout, però è abbastanza strano perché il design su Sif è diverso, perché abbiamo la faccina in quel modo, però abbiamo un più che rende bene l'idea di aggiungere, di ottenere nuove appunto unità. Questo che rappresenta solo due unità è veramente un enigma e non so bene cosa pensare. Potrebbe essere la modalità dove appunto cambiare le impostazioni della propria squadra, cioè cambiare gli outfit, eccetera. Se ciò che ho detto prima riguardo l'altro pulsantino blu è giusto, potrebbero essere appunto attinenti le due sezioni, potrebbero essere in collegamento le due sezioni. Quindi abbiamo il tasto al centro che permette di cambiare le nostre preferenze in fattori di costumi, eccetera, e invece il tasto accanto che permette appunto di spendere i soldi guadagnati in game, queste monetine gialle, per comprare appunto i costumi da poi cambiare. Però queste sono solo speculazioni, ragazzi. E infine spostiamoci per l'ultimo grande mistero di questo gioco. Questi tasti, che dire, sono stati messi appositamente, sono stati distaccati dagli altri, sono stati resi più grandi, quindi questo non può che significare che abbiano un valore molto più grande, che siano proprio il fulcro del gioco. E beh, se per quello più a destra viene facile pensare che sia la modalità live show, che ci permetterà di accedere ai live show da giocare, il pulsante a sinistra veramente mi ha lasciato spiazzato, perché non riesco minimamente a capire cosa possa significare. Io ho pensato solo a due alternative, non me ne vengono in mente altre. L'una è che, essendoci l'icona di una scarpetta, possa significare. Mi ha suscitato l'idea di camminare, e quindi mi ha fatto pensare che schiacciando quel pulsante si potrebbe entrare in una modalità mappa, simile a quella dell'Adventure Stroll, e spostarsi sulla mappa per selezionare delle location dove, non so, compiere delle missioni speciali come nell'Adventure Stroll o roba simile. L'idea di una scarpetta mi fa pensare a questo, al camminare, allo spostarsi su una mappa, magari la modalità scout, magari per scoutare, per ottenere nuove unità, bisognerà spostarsi proprio su questa mappa e andare in dei punti di interesse, come, che ne so, un palco per reclutare le idol proprio appena finiscono un concerto, visto che magari non hanno intenzione di mettere il box come lo conosciamo su Sif, con le carte che escono fuori. Magari appunto non ci saranno carte, tra virgolette, in questo gioco, ma appunto bisognerà andare a reclutare le idol in carne ed ossa, non lo so. Non lo so, non ne ho idea. Un'altra possibilità che avevo pensato è che possa essere una modalità pratica. Perché dico così? Perché innanzitutto un sacco di rhythm game possiedono la modalità pratica. Ok, Sif non è mai stato come gli altri rhythm game. Ci è voluto 3 anni per ottenere, anzi quasi 4 anni per ottenere una funzione di conto alla rovescia dopo aver fatto pausa, cosa che esiste in tutti i rhythm game, ma vabbè. Dicevo, una sezione pratica, in molti rhythm game è presente questa possibilità di scegliere una canzone, giocarla e scegliere anche un determinato passaggio di una canzone, magari che riesce difficile, tipo, che ne so, la parte finale di Tsurui Yo Magnetic, e andare a provare a fare pratica su quella parte precisa di canzone senza per forza doversi fare tutta la canzone prima. Ovviamente in un gioco come Sif questo dovrebbe presupporre il non spendere LP, però boh, forse sto viaggiando troppo io. E ammetto che questa idea di pratica mi è venuta in mente proprio perché è posto accanto al simbolo con la nota del live show, e quella scarpetta mi ha fatto pensare come un riscaldamento per le idol. Facciamo un po' di attività fisica con la scarpetta, magari stava a significare a questo. Quindi una fase di riscaldamento prima di andare al live show. Quindi una modalità pratica prima di andare a fare il live show vero e proprio. Ma anche qui, ragazzi, sono solo speculazioni, purtroppo.
Bene ragazzi, io vi ringrazio per aver seguito fino a qui. Mi raccomando, fatemi sapere cosa ne pensate voi, sia delle mie analisi che, per carità, se avete da contraddirmi, se avete da ridire su qualcosa, fatemelo sapere cosa ne pensate voi, appunto, del menu. Fatemi sapere se la mia analisi è corretta, fatemi sapere le vostre teorie su quel misterioso pulsante con la scarpetta. Io vi, non lo so, ci vediamo molto presto. È un periodo veramente difficile per me, fino a metà febbraio, non so se riuscirò a far uscire altri video, però ci proverò, ragazzi, ci proverò. Che dire, aspettiamo nuove notizie per quanto riguarda All Star. Un salutone a tutti quanti. Ciao ciao!